Bentrovati verso gli altari anche questa settimana, vi proporrà tanti aspetti legati alle vicende umane e spirituali di persone che, come vedremo, davvero in tutti gli ambiti hanno lasciato la propria testimonianza di fede, in alcuni casi, come nel primo che incontreremo quest'oggi, storie di vita verso la santità riconosciuti dalla Chiesa. È il caso dei martiri di Damasco, ne parleremo tra qualche istante in collegamento con Gerusalemme, ma vogliamo subito salutare Fra Ezio Varvara dandogli il ben trovato per questo nostro appuntamento. Fra Ezio, ci sei? Pace a te Nicola e pace e bene a voi tutti amici di Padre Pio TV e benvenuto in mezzo a noi a Padre Narciso, ecco. E infatti abbiamo appena accennato al fatto che siamo in collegamento da Gerusalemme con Fra Narciso Climas, storico e archivista della Custodia di Terra Santa. Pace e bene Fra Narciso, ecco, un momento sicuramente particolare per la Terra Santa e per tutto il Medio Oriente, nel quale però la testimonianza di fede, di martirio di questi martiri di Damasco sicuramente costituiscono un segno di speranza. È tutto pronto per la canonizzazione il prossimo 20 ottobre? Faccio bene a tutti gli ascoltatori della TV Padre Pio. Noi siamo pronti a partire sperando che, di poter arrivare a Roma per la canonizzazione stessa, che avverrà il 20 di ottobre, la domenica, alle ore 10:30 sulla piazza di San Pietro. Quindi speriamo vada tutto bene. Ecco, vediamo anche un'immagine molto bella e significativa che la Custodia ha preparato per vivere al meglio questa celebrazione. Ecco, chi erano questi martiri di Damasco? Cioè, tra questi sono tutti quanti insieme, sono gli 11, 8 frati minori, 7 provenienti dalla Spagna, uno proveniente dall'Austria, e in più sono 3 fratelli di sangue maroniti, abitanti locali di Damasco. Quindi in tutto in comune abbiamo 11 martiri, come si vede bene sull'immagine. Ecco, loro furono uccisi in odio alla fede a Damasco nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1860, un contesto storico, politico, culturale anche all'epoca segnato dalla violenza in nome della religione. Ecco, cosa contraddistingue queste varie personalità che sono legate insieme nel sangue, nel martirio, verso la santità? Cioè, tutti quanti erano dediti al lavoro lì a Damasco, nella chiesa, nel convento dei frati minori a Baptum, alla porta di San Tommaso, nella città vecchia di Damasco, e svolgevano il servizio soprattutto a favore della gente locale, la pastorale, nei tempi difficilissimi che correvano perché ci stava in mezzo la ribellione da parte dei drusi sciiti, i quali non accettavano certe riforme introdotte da Ibrahim Pasha, il quale aveva liberato, praticamente equiparato tutti i suoi sudditi allo stesso livello, mettendo allo stesso livello sia i cristiani sia i musulmani. Poi, quindi, questo non andava bene alla religione stessa, alla comunità musulmana di Damasco, la quale ha emesso una fatwa, cioè una preghiera, una condanna contro questa legge. E quindi tutto quando cominciò a, come dire, ammassarsi, a complicarsi di più, e nel momento che i cristiani si sono rifiutati di pagare le tasse aumentate imposte loro proprio dalla comunità musulmana, scattò questa rappresaglia, questa vendetta. Quindi lavoro dei frati a favore, soprattutto a favore della comunità locale, soprattutto dei poveri, come l'ho chiamato il Papa Francesco, è un ecumenismo di sangue, perché proprio lavorando a favore della gente locale l'hanno pagato a un altissimo prezzo con il proprio sangue.
Ecco, Fra Narciso, un altro aspetto bello da sottolineare è quello che la memoria di questi futuri santi nella capitale siriana è vissuta da entrambe le comunità, la comunità latina e quella maronita, che sono solite celebrare insieme le ricorrenze legate appunto ai martiri. Tra l'altro, se non sbaglio, i tre fratelli maroniti nel martirio erano anche terziani francescani. Cioè, lavoravano strettamente con la collaborazione, forse uno di loro, Francesco, che collaborò strettamente quale catechista anche nella scuola dei frati, quindi lui era più servizievole, più collegato direttamente con i frati e comunque sempre affiancato dai due fratelli nei casi del bisogno di lavori, di aiuto che serviva proprio al convento stesso. Per quello erano anche presenti lì nel posto la sera stessa, la notte stessa, dentro la chiesa, cercando proprio lì stare con i frati nel momento più difficile. Siamo dunque prossimi alla loro canonizzazione, come dicevamo il 20 ottobre, e questa canonizzazione arriva in un momento particolare, diciamo, della storia. Ed è bello associare l'auspicio che la loro canonizzazione possa costituire, diciamo, anche un messaggio di dialogo, pace e unità nel contesto medio orientale. Sì, questo sicuro, come ho sottolineato, il martirio, cioè, ecumenico, potremmo dire in questo caso, soprattutto nella situazione che incorre adesso in Medio Oriente, in Siria dal 2011, sappiamo c'è la guerra civile, tutto quanto sia legato adesso al Libano, alla stessa Terra Santa in senso stretto, quindi abbiamo proprio un, come dire, un esempio incredibile. Penso che anche non è per caso che la data della canonizzazione stessa è stata accelerata, perché si prevedeva per 2025, forse 2026, per il centenario della beatificazione dei martiri, invece tutto quanto è stato accelerato, è un segno di speranza forse di dare proprio aiuto alle comunità locali, far vedere che, insomma, volendo si può fare, si può convivere, si può continuare ancora a sperare. Ecco, questo non solo un auspicio, ma anche un motivo in più per la nostra preghiera. Fra Ezio, vuoi aggiungere qualcosa in questo momento, ecco, prima di salutare Fra Narciso? Ecco, Nicola, l'esperienza che ci ha condiviso adesso Padre Narciso è un'esperienza che nasce anche dalla loro esperienza diretta, che vivono in Terra Santa, il servizio che svolgono all'interno delle diverse comunità che sono loro affidate. A loro va, ecco, anche Padre Narciso, la tua comunità porta il nostro saluto, il nostro ringraziamento, ecco, e il saluto di pace e bene, il nostro saluto francescano, che possiate continuare quel lavoro prezioso che rendete lì. E penso che il frutto di questi martiri possa essere un segno per la comunità tutta cristiana, e non solo cristiana, come dicevi tu, un abbraccio più allargato, che possa riguardare le diverse realtà cristiane. Questo esempio di camminare insieme in una terra che ha visto camminare il nostro Signore e anche i primi apostoli. Quindi veramente grazie per la testimonianza che ci hai donato e per il tempo che sei riuscito a ritagliarci per noi. Grazie a voi, pace e bene, speriamo, cioè, saluti da tutta la Terra Santa, dal Medio Oriente, preghiamo tutti per la pace, perché veramente serve questa speranza, questa, per il nostro futuro, per tutti quanti. E speriamo anche, appunto, con l'intercessione dei martiri di Damasco. Grazie ancora, a presto. Allora, Fra Ezio, noi in questa puntata ci soffermeremo anche su altri aspetti legati alla missionarietà, in un certo qual senso. Uno degli aspetti che hanno caratterizzato gli stessi martiri di Damasco, dei quali abbiamo visto una immagine. Prima di fermarci per una pausa pubblicitaria, vorrei dare ancora qualche indicazione proprio su quella che è stata la scelta iconografica da parte della postulazione, immagine che è stata commissionata dalla postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori ed è stata realizzata dall'illustratore Andrea Pucci. Una nota della postulazione accompagna l'immagine stessa,
descrivendola e spiegando appunto le scelte iconografiche. I santi martiri di Damasco, 8 frati francescani della custodia di Terra Santa e 3 laici maroniti, sono rappresentati come un'unica fraternità riunita intorno all'Eucaristia. I santi fratelli mazzabichi infatti vivevano in rapporto di familiarità e di stretta collaborazione con i religiosi. A destra, accanto a Ruiz, sono rappresentati San Carmelo Bolta e in ginocchio San Pedro Soler, uno dei frati più giovani della comunità. In conclusione, come arricchimento decorativo e quasi come una litania, sono riportati in carattere latino i nomi di ciascuno in corrispondenza delle rispettive figure. Questo dettaglio non necessario è stato voluto come richiamo alla tela realizzata nel 1926, anno della beatificazione, dalle suore francescane missionarie di Maria, dove i nomi graficamente molto piccoli erano riportati nelle singole aureole. Una bella immagine anche questa, ecco, e speriamo di poter tornare quanto prima a parlare di Medio Oriente, ma soprattutto di Terra Santa, con questa auspicata pace verso la quale appunto rinnoviamo l'impegno alla preghiera. Noi ci fermiamo, Fra Ezio, per qualche istante, poi di nuovo insieme. Torniamo insieme, abbiamo appena parlato dei martiri di Damasco e vogliamo entrare adesso nel merito di un'altra vicenda, a noi più vicina, nel senso che è una storia, quella che andremo a raccontare, che ha caratterizzato anche il tessuto sociale, non solo di vita ecclesiale della nostra nazione, ma poi dal punto di vista missionario andando anche oltre. Parliamo dei Figli della Divina Provvidenza, parliamo dell'Opera Don Orione, questa realtà conosciuta in tutto il mondo, ma non tutti magari sono dentro alla storia di questa realtà, e abbiamo l'occasione alla vigilia del 150esimo anniversario della nascita di questa personalità di parlare di Don Carlo Sterpi, che è stato braccio destro e amico di Don Orione. Vediamo la scheda. Don Carlo Sterpi nasce nel 1874 a Gavazzana, in provincia di Alessandria. È piccolo di statura, esile, la testa abitualmente reclinata, gli occhi socchiusi, la voce piana, il passo svelto e leggero. La sua vocazione è benedetta dalla mamma, ed entrato in seminario conosce il futuro Don Orione, un anno avanti per studi e per età. Egli avrà talmente tanta stima di Carlo da chiederlo al vescovo come suo primo e unico collaboratore quando fonda a Tortona il suo istituto. E poco prima di morire potrà dire: «Sono più di 40 anni che Don Sterpi ed io ci conosciamo e ci vogliamo bene veramente, bene grande». In lui ha una fiducia illimitata, al punto che aveva praticamente messo sulle braccia di Don Sterpi quasi tutto il peso del governo della congregazione. Il 12 marzo 1940 Don Orione muore e per il capitolo è naturale leggere come suo primo successore proprio Don Carlo. Sono gli anni della guerra e allora deve dimostrare una carità paterna ammirevole, una donazione di sé che raggiunge istituzioni e persone, cui provvedeva il necessario nutrimento, cambiava di residenza perché non fossero esposte a disastri bellici, proteggeva da padre. Dicono che lavori troppo, che non sia capace di misurare il suo slancio, che non riesca a risparmiarsi e che abbia una carità sfrenata. Da tutte queste accuse si giustifica dicendo: «Bisognerebbe non essere padre. Io sono padre». Così, quando il 19 maggio 1944, durante un allarme aereo particolarmente prolungato, è colpito da una paresi, tutti dicono che si è ammalato per l'eccessiva carità. Peggiorando le sue condizioni, si accorge da solo di non poter più far fronte al governo della congregazione. Chiede di non essere più rieletto e si ritira nella casa paterna, a Gavazzana, che ha riadattato a piccolo orfanotrofio prima di rientrare definitivamente a Tortona, dove resta in una unione continua con Dio e in una preghiera ininterrotta. La morte arriva il 22 novembre 1951. Nel 1989 la Chiesa lo ha dichiarato venerabile.
Il ricordo di Don Sterpi a 150 anni dalla nascita. Abbiamo in collegamento Don Flavio Peloso per poterci appunto illustrare ancora con qualche dettaglio la biografia di Don Carlo Sterpi, ma anche e soprattutto la sua eredità spirituale. Buongiorno e benvenuto tra noi, Don Flavio. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco. Qui sono a Tortona, Alessandria, sì, nella cameretta dove visse il venerabile Don Carlo Sterpi. Ecco, vediamo adesso l'immagine a schermo pieno, è un luogo sicuramente significativo e non poteva esserci scelta migliore per poter entrare in quella che è stata anche l'intimità della vita spirituale di un sacerdote che, come abbiamo ascoltato dalla scheda biografica, davvero ha dato tutto se stesso per il prossimo. E allora, come si stanno vivendo come famiglia orionina queste ore che precedono appunto la festa del suo compleanno, diciamo? Sì, 150 anni fa è nato a Gavazzana, qui vicino, in provincia di Alessandria, 13 ottobre 1874, e ci apprestiamo a celebrare soprattutto domani nel paese natale questa festa, preceduta da un triduo. Qui siamo nel luogo dove lui ha vissuto e su questo letto è anche morto, e da qui, ecco, da questa casa ha irradiato quella luce accanto a San Luigi Orione. L'ha conosciuto da giovane chierico, erano compagni in seminario qui a Tortona. Sappiamo che poi il chierico Luigi Orione a 21 anni ha dato avvio alla prima casa, al primo collegio di quella che chiamerà la piccola opera della Divina Provvidenza, e il chierico Sterpi decise di seguirlo e il vescovo ben volentieri lo affidò ad Don Orione. Era affascinato dal compagno chierico Luigi Orione e disse poi che ha voluto seguirlo perché ho capito che seguendo lui mi sarebbe stato più facile diventare santo. Hanno fatto opere meravigliose, hanno messo in moto un mondo di carità, di bene, ma innanzitutto hanno messo in moto la santità nella loro vita e nei seguaci che erano con loro. Ecco, Don Flavio, sicuramente un rapporto molto forte di amicizia umana e spirituale quella che ha legato entrambi, ma c'è un aspetto che ci piace sottolineare, del quale magari ci potrà dire qualcosa in più. Ecco, non sempre c'era questa comunità di intenti e di vedute tra entrambi. Don Sterpi comunque aveva il suo carattere anche molto forte, molto spesso entrava anche in contrasto, ma dopo comunque ci si rendeva conto che il lavoro da svolgere seguiva un progetto che era guidato dall'alto e quindi si appianava tutto. Ma tra loro due c'è stata una sintonia completa, totale, profonda, interiore e anche esteriore, tanto che dicevano di Don Sterpi che era un altro Don Orione, però c'è da aggiungere che era anche altro da Don Orione, cioè con la sua natura, con le sue capacità, le sue doti. Tanto Don Orione era ispiratore, promotore, apripista di tante vie di bene, tanto Don Sterpi invece era colui che poi coltivava, organizzava, dava continuità, dava formazione in quel cammino. Quindi sintonia, ma in una dialettica che sempre è stata non solo di rispetto ma di devozione, perché pur essendo compagni, Don Sterpi aveva capito che Don Orione era ispirato, per cui si è affidato e si fidava pienamente di lui, collaborando con le sue doti
con la sua personalità. E d'altronde le opere che ancora oggi ci sono e crescono, sono una dimostrazione concreta appunto dei frutti di questo rapporto così bello. Fra Ezio, dovresti essere ancora in collegamento. Ecco, anche in questo caso da parte tua a Don Flavio una richiesta magari anche di approfondimento su qualche aspetto che ti ha colpito. Ecco, l'aspetto che ritorna e sta ritornando in questa puntata, Nicola, è l'aspetto del insieme. Abbiamo visto prima i martiri di Damasco, insieme hanno fatto il loro cammino e adesso abbiamo queste due figure alquanto importanti che ci aiutano, Don Carlo e Don Orione, ad entrare anche nella dinamica dell'amicizia. Ecco, quindi chiederei a Don Flavio quale il contagio che ancora oggi queste figure riescono a trasmettere alla vostra e alla nostra comunità tutta cristiana. Ma il contagio, la ragione di questa profonda amicizia l'ha detta chiaramente Don Carlo Sterpi quando diceva che ancora che eri qui in seminario faceva di tutto per stare vicino a Don Orione, ascoltarlo, perché il fascino di questo compagno e il loro fascino reciproco era il Signore. Era la santità, vedeva uno spirito dentro, ecco, e hanno condiviso uno spirito. Questo è stato il punto d'incontro, l'amalgama fra i due, cercare il Signore, dare il Signore, secondo la loro poi diversa caratteristica. I chierici che l'avevano qua come padre a Don Orione e avevano qua Don Sterpi. A Don Sterpi lo chiamavano la madre, proprio perché della madre aveva quella cura, quell'attenzione anche personale, i dettagli. Ecco, però tra loro due, padre e madre, se vogliamo dire con queste caratteristiche, tra loro due c'era una sintonia grandissima e la sintonia era la santità, era Dio in loro. In conclusione, Don Flavio, vogliamo ricordare un altro aspetto che poi può essere anche recepito come una sorta di ulteriore eredità lasciata da queste grandi figure, ma anche dallo stesso Don Carlo Sterpi, visto che la preghiera ininterrotta è stata una delle caratteristiche anche particolari della sua spiritualità. Sì, proprio perché ha giocato la sua vita nel Signore e con un uomo di Dio come era Don Orione, e la sua vita l'ha alimentata di preghiera, di volontà di Dio, di parola di Dio. Ecco, quanto insisteva è stato il suo carisma, non solo come annuncio di valore, ma proprio come formazione, come accompagnamento. Educare all'intimità con Dio, perché tutto dipende da lì. Aveva un'espressione così popolare: sacco rotto non sta in piedi. Ecco, bisogna avere il Signore, essere pieni del Signore. Che bella riflessione, che bella immagine soprattutto ci ha regalato Don Flavio. Grazie di cuore e allora buona festa a tutta la famiglia Orionina. Grazie, grazie a voi di Padre Pio e a tutti i telespettatori. Ancora una breve pausa e poi torneremo insieme per ritrovare Sandra Sabatini perché in questa occasione particolare torna anche tra noi con una bella proposta che viene fatta riguardo la Beata Sabatini, appunto. A dopo. E i nostri tempi sono sempre molto veloci, incontriamo tante esperienze, tante storie di vita una dietro l'altra ed è il momento di ritrovarne una che già conosciamo abbastanza e ci fa piacere in occasione di una proposta particolare che viene fatta nel suo nome, ma per ricordare chi è stata Sandra Sabatini, vediamo questa scheda biografica. Sandra Sabatini nasce il 19 agosto 1961 a Riccione. La sua famiglia, profondamente cristiana, vive a Misano Adriatico.
All'età di 4 anni, la famiglia si trasferisce a Rimini per andare ad abitare nella canonica della parrocchia di San Girolamo, dove è parroco lo zio, Don Giuseppe Bonini, fratello della madre. Questa circostanza permise alla piccola Sandra di partecipare assiduamente alla preghiera, coltivando un legame personale con il Signore. Aveva sempre con sé una coroncina del rosario. La nonna racconta che la sera trovava la nipotina addormentata nel letto con la corona tra le mani. Sandra va bene a scuola, ama dipingere, impara a suonare il pianoforte e corre come velocista in una squadra di atletica leggera. A 12 anni un incontro fondamentale, quello con Don Oreste Benzi e la comunità Papa Giovanni XXIII. Qui Sandra realizza la sua vocazione cristiana e profondamente unita al Signore, si prodiga per trasmettere l'amore divino ai poveri, agli abbandonati e ai tossicodipendenti. Durante il liceo segue i poveri a domicilio e sensibilizza tutta la comunità parrocchiale ai bisogni delle persone disabili. Quando i poveri bussavano alla porta di casa, non si accontentava dell'offerta lasciata dalla famiglia, ma correva dietro loro e cercava di aggiungere sempre qualcosa dai suoi risparmi. Dopo la maturità scientifica si chiede: partire subito per l'Africa o iscriversi a medicina? Dopo un discernimento con il suo direttore spirituale e la conferma di Don Benzi, si iscrive nel 1980 alla facoltà di medicina all'Università di Bologna. Si divide tra studio, famiglia, lavoro e condivisione con i poveri. Nonostante la grande mole di lavoro, non trascura mai gli studi. Ad ogni esame riporta ottimi voti. Nel febbraio del 1978 conosce Guido, con cui si fidanza l'anno successivo, quando Sandra compie 18 anni. Guido, più grande di 2 anni, è attratto dalla sua profondità, dalla sua simpatia e dalla sua volontà di fare riferimento a Dio per ogni scelta. Insieme frequentano il gruppo giovanile della comunità di Don Benzi. Sandra vive il suo essere fidanzata come una realizzazione del piano di Dio, che non compromette la sua dedizione al Signore e al prossimo. Sono le 9 del mattino del 29 aprile 1984, è l'ottava di Pasqua. Sandra sta andando ad un incontro della comunità Papa Giovanni XXIII. Con lei ci sono Guido ed Elio. Appena scesi dall'auto, Sandra ed Elio vengono investiti da un'auto. Rimane in coma per 3 giorni e il 2 maggio lascia questa terra. Aveva 22 anni. Il 5 maggio si tenne il funerale. Nell'omelia Don Oreste disse: «Sandra ha compiuto ciò per cui Dio l'aveva mandata. Il mondo non è diviso in buoni e cattivi, ma in chi ama e chi non ama. E Sandra, noi lo sappiamo, ha amato molto». 4 giorni prima dell'incidente, Sandra aveva raccontato alla madre di aver visto in sogno il suo funerale e la sua tomba piena di fiori. Si è poi giunti alla beatificazione di Sandra Sabatini ed ora una bella proposta sulla quale davvero c'è da riflettere e che è una bella davvero idea, soprattutto legata al fatto che Sandra Sabatini era al 4° anno di medicina quando è morta, ed è stata lanciata un'iniziativa per avvicinare i giovani medici alla spiritualità di Sandra, che potrebbe essere proposta come patrona degli studenti di medicina. Noi abbiamo in collegamento la dottoressa Mara Rossi, medico missionario e amica di Sandra. Buongiorno, benvenuta tra noi. Buongiorno, grazie di questa occasione. Ed è sempre un piacere aprire queste parentesi dedicate ad una realtà che ci sta molto a cuore. Allora, ecco, questa proposta sicuramente arriva in un momento in cui appunto Sandra è beata, ed un patronato agli studenti di medicina sarebbe sicuramente una cosa bella per avvicinarli a questa spiritualità, come dicevamo. Sì, cioè questa proposta, che è nata da un dottore di Malta, Mark Andrews, che è stato quello che anche ha tradotto in inglese il diario di Sandra e altri scritti, e lo ringrazio anche a nome della comunità per questo, mi sembra una proposta molto molto bella, perché in effetti Sandra, che io ho conosciuto sin dai tempi agli inizi della comunità, fra me, Guido Guido, il fidanzato, e Sandra, oltre ad essere fratelli nella vocazione, c'era anche un'amicizia proprio
dolce, profonda, nata ai tempi dell'università. Io ho 4 anni più della, 5 anni più di Sandra e 3 più di Guido, però ci si confrontava e così via. E mi sembra proprio molto valida perché quando Sandra si è iscritta a medicina, si è iscritta proprio anche con l'ideale, no, di partire un giorno, come poi ho fatto io, missionaria per l'Africa, insieme magari in un progetto futuro di matrimonio con Guido. E sicuramente Sandra ha vissuto sia i tempi dello studio, se fosse diventato medico, sarebbe stato uno di quei medici che unendo la competenza, la serietà nella professionalità, avrebbe avuto una grande umanità nel rapporto con le persone, non vedendole semplicemente come pazienti, ma come persone, come fratelli da incontrare, nel capire la profondità anche del loro animo, le loro ansie, le loro paure, le loro gioie. Si sarebbe poi rapportata da un punto di vista olistico, come si dice, no, in termini medici, che è una delle caratteristiche di qualità di cura secondo la sanità pubblica, a tutto tondo, diciamo, con la persona, no? Curandone sia il corpo ma anche lo spirito, vedendole un tutt'uno, perché oggi come oggi, per carità, insomma, tanti medici sono serissimi, competenti, seri, però di fatto si tende a settorializzare, no? E a filtrare la persona in base alla malattia e magari a non avere coscienza che davanti c'è proprio la persona a tutto tondo, insomma, ma con tutta la sua integrità, ecco. E sono aspetti quindi questi. Io sono, sì, sono proprio per questa proposta, la caldeggio fortemente. Ecco, diciamo, sono aspetti quelli del rapporto medico-paziente che vanno al di là dell'aspetto meramente scientifico e che ci fa piacere poter sottolineare, perché sono anche in linea con quello che è stato il messaggio dello stesso Padre Pio e che ritroviamo anche nel percorso di Sandra. Esatto. Appunto. Sì. Ecco, dottoressa, lei è medico missionario, dicevamo, ha realizzato in un certo senso, anzi concretamente, quello che è il sogno di Sandra. Ma di Sandra che ricordi ha personali, ecco, in questo suo rapporto di amicizia stretto che aveva proprio ai tempi dell'università? Beh, io la ricordo, per esempio mi ricordo benissimo un viaggio in treno che abbiamo fatto da Bologna a Rimini insieme con Sandra e Guido, in cui Sandra era proprio nel momento in cui si interrogava sul fatto di, era stata confermata ad iscriversi all'università di medicina con tanto successo perché era bravissima, però sentiva l'anelito, la propensione proprio a vivere radicalmente la nostra vocazione anche nella condivisione 24 ore su 24 con gli ultimi, e guardava me che avevo già fatto la scelta di essere all'università, ma allo stesso tempo condividendo nella prima casa famiglia che si era aperta della comunità a Coriano, guardava me un po' come un esempio, no? E mi chiedeva, insomma, consiglio su questa cosa, e io le dissi: Sandra, tu cerca di fare la volontà di Dio e di confrontarti e poi di fare la scelta giusta nel seguire il Signore, continuando però a studiare, a mettere insieme tutte le tue capacità. E poco dopo, appunto, lei, seguendo questa pista, scelse di andare a vivere tutto il suo tempo libero, l'estate, le vacanze e così via, nella comunità per tossicodipendenti di Trarivi, dove ha lasciato un'impronta grandissima nei confronti proprio dei ragazzi che in quel tempo erano accolti in questa comunità. Io ho ricordo di Sandra in tutti i momenti comunitari che abbiamo vissuto assieme, le messe del sabato, gli incontri comunitari, le manifestazioni che si facevano per rimuovere le cause dell'ingiustizia, in cui lei sempre era in prima fila. E me la ricordo sempre così, sorridente, disponibile, disponibile per esempio anche in tutti i momenti nei confronti delle persone con disabilità, accogliente, ma il ricordo più bello che ho di Sandra sono i suoi momenti di contemplazione di fronte al tabernacolo, durante i momenti di deserto, noi lo chiamavamo deserto, i ritiri spirituali che facevamo, e lei che se ne stava a gambe incrociate, sedute sul pavimento per ore, no? Proprio contemplando Gesù, insomma, aveva questa
questo rapporto speciale, insomma, col Signore, quindi che trasmetteva anche senza parlare, anche perché non era un tipo che parlava molto, era abbastanza silenziosa, ma dal suo sorriso, dal suo volto traspariva, insomma, questa sua intimità con Gesù, che diventava poi intimità con i poveri, con la gente che incontrava, perché era un tutt'uno, univa la contemplazione all'azione. Fra Ezio, a te la parola. Ecco, ascoltavo la testimonianza di Mara, è bello sempre quando ci sono, Nicola, le testimonianze dirette di persone che hanno condiviso un pezzetto di storia anche con queste figure giovanili. E diceva bene, appunto, per quanto riguarda la dimensione, ecco, della medicina, che potrebbe trovare, potremmo dire così, soprattutto gli studenti possono, se così sarà, trovare in Sandra una figura di slancio per recuperare quello che, ecco, come diceva Mara, un po' si è perso lungo la strada, no? La dimensione, ecco, di guardare l'ammalato come un fratello, ecco, per prendersene cura a tutto tondo, a pieno. Ecco, Mara, qual è la tua testimonianza, ecco, personale, che passa attraverso anche questa medicina? Perché, ecco, tu parlavi della testimonianza, ecco, di Sandra nella tua vita, ma nello stesso tempo questo progetto condiviso, come lo hai vissuto tu lì, come missionaria? Beh, io mi sono proprio iscritta all'università di medicina con la chiamata chiara attraverso la parola di Dio. Avevo aperto il Vangelo a casa e c'era scritto: curate i malati, sanate le bruci. Quindi mi sono sentita chiamata alla missione come medico. Ancora la comunità non era aperta alla missione a quel tempo, poi dopo si aprì, e quindi fu un ulteriore segno che il Signore mi voleva in questo cammino. Sono diventata medico infettivologo e dovevo partire per subito dopo la laurea. Invece per 3 anni sono stata responsabile a Rimini della comunità nell'obbedienza, quindi è stato tutto posticipato. Però ho vissuto 20 anni, quasi 21 anni in Zambia, che è stata la prima terra di missione che si è aperta, e per 10 anni sono stata medico coordinatrice dei programmi di assistenza domiciliare con l'AIDS. Per i malati di AIDS, HIV, fra l'altro a cavallo del tempo in cui non c'erano assolutamente gli antiretrovirali e le persone dopo 2 o 3 anni morivano tutte, e quello invece dove c'erano la disponibilità degli antiretrovirali, i farmaci, e quindi cambiava il grado di vita delle persone. E ho cercato proprio di vivere questa dimensione dell'essere medico che incontra i fratelli mettendo al massimo per quello che potevo, insomma, no? Credo di essere stato un buon medico adesso, però ho capito la detta della gente, erano contenti, insomma, però con tutta la competenza che potevo, ma soprattutto incontrandoli anche in tutti i loro bisogni e nelle loro diciamo che c'è stato sempre un rapporto medico-paziente, secondo me, molto bello, insomma, che mi ha dato anche tante soddisfazioni da un punto di vista professionale, insomma. Ed è quello che vogliamo sottolineare, questo aspetto, ecco, principale del rapporto tra medico e persone che soffrono. Noi purtroppo abbiamo dei tempi molto molto stretti, staremo ancora tanto tempo ad ascoltarti, ma lo faremo sicuramente in un prossimo futuro, magari con qualche notizia di aggiornamento rispetto a questa proposta. Grazie di cuore, buon lavoro. Va bene, grazie a voi, vi saluto, buon lavoro, arrivederci. Grazie. Frezio, altra pausa e poi di nuovo insieme. Bene, torniamo insieme per parlare ora di una figura straordinaria in un contesto storico che va sicuramente ulteriormente approfondito. Parliamo di un beato, Erzsi Popielusco, che sicuramente in tanti conoscono e che vogliamo oggi, come dire, approfondire attraverso un'opera, un libro scritto dal giornalista Vladimiro Rengio, che abbiamo in collegamento quest'oggi, appunto, per presentarci questa biografia, Erzsi Popielusco, martire del comunismo. Buongiorno e benvenuto tra noi. Buongiorno. Ecco, tu sei un collega, un ingegnere polacco,
come spesso si legge nelle tue biografie, prestato al giornalismo, un'attività questa che ti ha visto molto impegnato in ambito cattolico e non solo, sono tante le esperienze che hai maturato in questi anni, ma soprattutto in relazione a quella che è la figura di cui vogliamo parlare quest'oggi, ecco, come ti sei approcciato e perché hai deciso di scrivere una biografia dedicata a Pope Gianluca? Io sto a Roma ormai da più di 40 anni e ho vissuto anche tutto il periodo di Solidarność e dopo della legge marziale di Jaruzelski in Italia. E mi ricordo che nell'ambito dei preparativi per l'anno santo 2000, Giovanni Paolo II ha deciso di creare una commissione dei nuovi martiri per scoprire e per far vedere ai cattolici, e non soltanto ai cattolici, dei martiri del XX secolo. Questa commissione in poco tempo ha raccolto i dossier di 12.000 martiri cristiani del XX secolo. E il nostro secolo e il secolo precedente è il secolo dei martiri per la fede. E tra questi martiri c'è anche un sacerdote polacco, Don Jerzy Popiełuszko. Non si può capire la storia di Don Popiełuszko senza parlare della storia della Polonia nel periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Alla Polonia è stato imposto il sistema totalitario comunista. E uno dei scopi principali del totalitarismo comunista era la distruzione degli oppositori. E siccome i comunisti trattavano la religione come oppio per i popoli, percepivano la Chiesa come nemica del sistema e ostacolo nella creazione dell'uomo nuovo che loro chiamavano Homo Sovieticus. E perciò la Chiesa divenne il bersaglio principale del regime. E addirittura dentro il Ministero degli Interni fu creato un dipartimento speciale, lo chiamavano il quarto dipartimento, con migliaia di agenti che perseguitavano il clero reazionario, così chiamavano i sacerdoti. E padre Popiełuszko è diventata la vittima di questo sistema oppressivo. Nella Polonia comunista ci furono 100 circa omicidi politici, tra cui tanti sacerdoti. E io, raccontando la storia emblematica di padre Jerzy Popiełuszko, volevo ricordare tutti questi martiri, anche meno conosciuti, del sistema comunista. Ecco, Vladimiro, sicuramente si tratta di una figura emblematica, come ci dicevi, di un periodo storico che va sicuramente approfondito e di cui si parla a poco. Popiełuszko è beato, il suo martirio è stato riconosciuto subito dalla Chiesa, questo perché lui davvero in modo eroico non si è mai piegato a questi tentativi continui, ecco, di influenzare la sua fede e il suo credo da parte del regime comunista. Per me la sintesi dell'agire di padre Popiełuszko si trova nella sua ultima omelia. Lui è andato a Bydgoszcz per incontro in una chiesa il 19 ottobre del 1984
Durante la messa ha invitato i fedeli di chiedere di essere liberi dalla paura, dal terrore, ma soprattutto dal desiderio di vendetta. E ha aggiunto: dobbiamo vincere il male con il bene, mantenendo intatta la nostra dignità di uomini. E questo è il messaggio di non violenza di padre Jerzy Popiełuszko. Lui diceva che un cristiano, anche oppresso dall'esterno, può essere libero all'interno, dentro grazie alla fede e grazie alla preghiera. E questo ci fa vedere come un cristiano, un credente, deve affrontare ogni sistema totalitario. Non ci scordiamo che nel mondo di oggi anche esistono i totalitarismi che tentano di opprimere la libertà degli uomini. Ecco, noi per dare anche un'idea di quella che è stata davvero la vita vissuta e i sacrifici patiti da Popiełuszko nel suo percorso, nel suo ministero sacerdotale, vogliamo ricordare anche un periodo particolare della sua vicenda, cioè quello del servizio militare, quando era soldato. Ecco, correggimi se ho delle informazioni sbagliate. Proprio in quel periodo c'è stato un ulteriore forte tentativo di fargli cambiare idea da punto di vista religioso, anche con grandi e forti conseguenze dal punto di vista fisico. Da quel momento in poi, se non sbaglio, Popiełuszko ha vissuto una vita con gravi problemi di salute. Allora, nella Polonia comunista, il sistema, le autorità facevano di tutto per scoraggiare i giovani ad entrare nel seminario. Invece chi ha già deciso di farsi seminarista, farsi prete, doveva fare 2 anni del servizio militare, durissimo. Era un servizio militare che... in fin dei conti era una tortura continua e il tentativo di lavaggio di cervello per ideologico, per scoraggiare i giovani dalla strada del sacerdozio. Padre Jerzy, durante il servizio militare, portava il rosario e non voleva privarsi del rosario, portava anche la medaglietta che non voleva togliersi, e per questo è stato trattato malissimo. L'hanno buttato in una piscina sapendo che lui non sapeva nuotare, stava per annegare quasi. Lo costringevano durante l'inverno a stare in piedi con tutto attrezzamento militare, scalzo, le ore. Erano le forme di, come ho detto, di una specie di tortura. Si torturavano i giovani per far sì che rinunciassero ad entrare nei seminari. E questi 2 anni, perché si trattava di 2 anni di servizio militare, ha minato la sua salute. Ecco.
fino al suo martirio che dal punto di vista della Chiesa, come dicevamo, è stato riconosciuto, poi è stato dichiarato beato, ma già i suoi funerali hanno dato un'idea di ciò che storicamente rilevante c'era nella vita di questo sacerdote. Vladimiro, il nostro tempo a disposizione purtroppo limitato ci costringe a salutarci, ma ovviamente l'invito ad approfondire questa straordinaria figura viene anche grazie al tuo libro, ripeto il titolo, Jerzy Popielusko, martire del comunismo, edito da Ares. Intanto ti ringrazio per la disponibilità e magari ci diamo appuntamento ad un altro momento di ulteriore conoscenza di questo martire, ecco, della fede. Grazie e buon lavoro, Vladimiro. Grazie. Posso citare alla fine una frase del cardinale Semeraro? Certo. Dobbiamo conoscere i martiri perché attraverso il sacrificio dei martiri Dio cambia i cuori degli uomini. E questo è l'auspicio che vogliamo fare anche nostro. Grazie a te, a presto. Ecco Fra Ezio, abbiamo dunque ascoltato un'ultima battuta, quella del nostro amico giornalista, che ci riassume in sostanza uno degli aspetti principali che abbiamo trattato in questa puntata, la missionarietà da un lato e il martirio dall'altro, un martirio che può cambiare i cuori. Ecco, abbiamo giusto il tempo di salutare Fra Ezio con una tua rapidissima sintesi. Ecco Nicola, oggi abbiamo visto diverse figure, penso che tutto si possa racchiudere in un'unica parola, insieme. Il progetto, ecco, di una missionarietà, il progetto di una chiesa, un progetto di una santità che si fa chiesa, quindi la dimensione dello stare insieme, della fraternità che diventa un'opportunità di grazia per noi che seguiamo anche le diverse storie di vita che sono in cammino verso gli altari. Allora, con questa parola insieme vogliamo salutare i nostri amici che ci hanno seguito anche oggi in questo nostro appuntamento. Nicola, saluto chiaramente te e anche tutti coloro che ci stanno aiutando a mantenere saldo questo nostro appuntamento settimanale. Penso ai tecnici, ma penso anche a tutti coloro che ci appoggiano in questo progetto. Quindi a voi tutti il saluto di pace e bene. Pace e bene, alla prossima.